Buonasera a tutti, e come al solito andiamo sul nostro cellulare a mettere la chat. Let's go, let's go, let's go. Allora, eccoci qui. Live è partita. Stream Elements ci scrive anche. Perfetto. Allora, continuiamo il nostro game e andiamo a fare un po' di faccende che ci rimangono qui in giro. Let's go, un po' di chill, un po' di missioni secondarie e un po' di cioccolata al pistacchio. Per forza, tocca. Di ASMR masticando la cioccolata. Vediamo se possiamo fare già qualcosa col gattino qui. Ciao gattino, hai ancora fame? Brontolo, cazzo, se ha fame sto gattino. Ha un sacco di fame sto gattino. Hai di nuovo fame? Miau. Eh sì. Oh, ma guarda chi c'è! C'è l'Happy! Ciao Happy, come stai? Sto un po' brillo, bimbi! Put your head on the shoulder! Come stai, Happy, caro? Che ti stai bevendo? Dove sei che stai bevendo? Dove sei andato che hai bevuto? Ci racconti, ci narri! Bene, bene, quando si beve è sempre bene, ci sta. Sono a casa mia, ok, quindi sei scolato qualcosa a cena? Vinello? Che roba! Il gattino c'ha un sacco di fame. Gli diamo. Scegli un pesce. Che pesce ti ispira? Che gli diamo a sto gatto? Brontolo il pancino, a me non piace il pesce, quindi non saprei. Bevuto del vino bianco nel chilling per non farlo bere a quello al cruzzare di mio padre. Alla fine non... mi sono brillato io. Beh, beh, beh. Carpa in onore di Magic Carp. Ok, gli diamo una bella carpa allora. Let's go. Mangiati sto Magic Carp. Ti è gatto. Miau. Contentissimo, contentissimo. Niente meglio, non dovresti fare affidamento su di me. Ti sto viziando. I randagi devono imparare a cavarsela da soli. O potrebbero non sopravvivere. Brrr, ci fa pure le fusa. Non provare a persuadermi. Miau. Oi, non mi ascolti nemmeno. Beh, tanto già lo so che ce lo portiamo a casa. È inutile che fai, Rioma. Per il momento è sazio. Com'è andato il fine settimana? Com'è andata la giornata? Che ci dici? Ci siamo arrivati alla Souls Night. Mi sono andato. Che ti sei perso, Eppi. Madonna. Siamo fatti tutta cattiva al World Superiore. Abbiamo concluso con l'uccisione di Eberitas. Beh, beh, beh. Avevo troppo sonno e ci sta, non ti preoccupare. Quindi la prossima volta ci tocca tutta la scuola di Mensis. E poi. Minchia, Veritas, proprio. Pronti? Pronti via proprio. Sì, l'abbiamo spaccata. Debila, certo che l'ha vista. Cioè, siamo anche osservata per mezz'ora. Perché se non l'attacchi, quella non ti attacca, rimane lì. E ho fatto pure nota sta cosa che sta lì e non ti attacca. Come Rom, tra l'altro, che te lo puoi osservare quanto cazzo vuoi. Ci siamo fatti una grande osservata col binocolo con ad Eberitas. E io l'ho fatta vedere proprio per bene a Debbie. Che all'inizio da lontano dicevo: ragazzi, ma secondo voi cos'è? Miki aveva detto tipo sembra un angelo. Non mi ricordo chi aveva detto un'altra cosa. Poi ho detto: vabbè, a me potrebbe sembrare un drago vista così lontano. E poi: ma cos'è? Cos'è? Ah, oh mio Dio! Debbie ha fatto un po' così. Un angelo, sì, Miki aveva detto che sembrava un angelo per lei.
Quelle ali, eccetera. Non ricordo Debbie cosa aveva detto. Ah, Debbie è stata molto, molto tranquilla. Ha detto: ma cos'è quell'agglomerato di roba? Tipo, quello schifo. Ha detto una cosa del genere. Mi verrebbe il termine aberrazione, ma non penso l'abbia usato. Sguagliamo la carta, straccia, perché lui piace, gli fa gli origami, che cazzo ne so. Allora, adesso andiamo a salvare il cagnolino affamato qui. E dobbiamo picchiare un po' di gente, perché prima c'erano un paio di stronzi che lo stavano maltrattando. Mo' gli spacchiamo la faccia, sti stronzi. Di nuovo. Madonna, mo' li uccido. Li uccido malissimo. Avanti, guarisci, stupido bastardo. Kai, Kai. Fatto guarire più forte. Guarire più forte. Sgancia il denaro. No, vabbè, questi qua me li spacco proprio. Mamma mia, come cazzo si permette. Prossima volta bevo un litro di caffè. Che se mi fa sboccare così rimango fino alle 5 di Madonna. Per forza, anche perché la prossima volta mi sa che sbanchiamo proprio la prossima volta. Perché andiamo. Forse iniziamo il DLC la prossima volta. Che ci facciamo sicuramente tutta la scuola con Mikolas, eccetera. Non so se arriviamo addirittura a Mergo. Vedremo, vedremo. Ciccia vera, la prossima volta si finisce il gioco praticamente. E poi si inizia col DLC prima di finirlo, ovviamente. Adesso devo picchiare sti stronzi. Come cazzo si permette di picchiare il cane? Fanno una gara a chi lo fa pi piangere di più. Ma io mo vi uccido e faccio piangere io. Chi diavolo sei? Quindi siete voi a torturare questa povera bestia. Che ti importa? È solo un randagio. Madonna, che male che gli devo fare a questi. Non siamo responsabili perché ripuliamo le strade. Madonna, queste tasse così alte. Non li far parlare più, picchiali e basta. Mi fate schifo. Non mi importa i vostri problemi. Niente vi dà il diritto di tormentare quell'animale. Questo mi sta davvero facendo innervosire. Mamma che. Mo, spacchiamolo. Non osate implorare pietà perché io vi ammazzo. Non ammazziamo nessuno. Questi sono i primi che voglio uccidere davvero. Dio. Affanculo, stronzi. Già ce l'abbiamo l'arma più 9, Happy. Non ho letto tutto perché devo uccidere un attimo questi, ma ho letto arma più 9 e già ce l'abbiamo. Ok. Ti consiglio di farlo una volta ottenuto la roccia di sangue. Mi raccomando, dovrò tenere l'arma più 9, cioè non sprecarlo la roccia sull'arma vanilla. Eh sì, infatti. Sì, sono d'accordo, anche perché la roccia la voglio usare su un'altra arma. Almeno penso che sia quella l'arma definitiva, la katana là. So che esiste sta katana che è l'arma più forte per destrezza. Non so altro, non so chi tira troppo, non so un cazzo. Siete affaticati. Ti spacco. Ci comporteremo bene. Qualcuno ci aiuti. Ce lo portiamo a casa il cane, per favore, Rioma. Ok, va tutto bene. È tutto finito. Sembra davvero spaventato. Non posso lasciarlo così. Ehi, se venissi con me? Dai, portiamocelo a casa, questo piccolino. Puoi stare da me. Nessuno ti farà del male. Che te ne pare? Wow, perfetto. Lo prendo come un sì. Do un nome al cane ferito. Campione. Shiro o Felix? Allora, dato che è bianco, lo chiameremo Shiro, che significa bianco. Che gli altri. Ma. Sono nomi un po' così a cazzo. Shiro appartiene a te. È vero che a casa abbiamo un cane nero e si chiama Kuro. Quindi ci sta ancora meglio. Kuro e Shiro sono nero e bianco. Premi una katana tempo al tempo. Sappi che per averla dovrai affrontare la sfida più tosta di tutto il gioco, esclusi boss. Lo facciamo, Happy. Qual è il problema? Quale cazzo è il problema, Happy? Proprio quello che ci piace a noi, le sfide grosse. Ah, questo qua vuole buscare. Sai, ti aspetta. Sei tu? Sumi Bozu, il lottatore a noleggio.
Ti ricordi di me nel passato di tempo? Ehi, guarda, c'è un sacco di tatuaggi in più. Mi sono onorato. Come potrei dimenticare quei tatuaggi? Ti ho dato i nomi di chi sconfiggi, giusto? Mi pare di vedere che tu ne abbia di più rispetto all'ultima volta. Qual è il problema? Lo vedrai. Lo vedremo sicuramente. Pff. Sono un sacco curioso del DLC e non vedo l'ora di godermelo al top. Proprio il godo massimo. Tanto che è il godo massimo che devo scriverlo per forza. Eccolo qua. Il godo massimo. Proprio così, dopo avermi vinto, ho combattuto centinaia di uomini fortissimi. Ora sono tornato più potente che mai. Questi tatuaggi ne sono la prova. Sì, vabbè. Fatti picchiare. In effetti sembri più competente stavolta. Sì. Allora, non, sì, vabbè, picchiamolo un attimo. Che ci vuole? Cioè, ci sono due modi, la via smart e la via Dio Madonna. Se vuoi essere Chad, lo fai con la seconda via. Per tirare giù tanti calendari. Vabbè, in realtà, dato che sono completamente in blind, happy, lo farò come verrà. Cioè, non è che mi metterò. Cioè, là non voglio davvero sapere niente. Come scopro le cose, così le scopro. Sti cazzi, se mi perdo qualcosa, lo voglio sapere a fine DLC, quando è finito tutto. E poi nel caso si va a recuperare. Ma di base io le cose le devo scoprire solo e poi si vede. ho già perso una volta contro di te, quindi niente fretta. Aspetterò finché non sarai pronto. Fammi sapere quanto la senti potermi battere. Come? Picchiamolo, qual è il problema? Ah, tu praticamente mi stai dicendo io sto qua quando vuoi picchiarmi, picchiami. Ok, allora mi faccio un attimo una mangiata. Facciamo un attimo una mangiata. Ci mangiamo stufato misterioso. Dango nero, insetti alla griglia. Stufato schifoso. Bello. Stufato segreto. Ah, dobbiamo prenderci un paio di saghe per arrivare al massimo della vita. Va bene. Nuovo cliente completato. Ciao Marta, come stai, cara? Com'è andata la tua giornata? Cos'è quel punto così finale? Marta, è successo qualcosa? Ti va di combattermi adesso, picchiamo a questo. Nel frattempo raccontaci, Marta, che è successo? Non sarà come la scorsa volta. Già perso. Beh, non benissimo. Che è successo, Marta? Vabbè, ragazzo. Devi ancora imparare parecchio a combattere. Sei un po' scarsetto. No, Marta, mi dispiace un sacco. Un abbraccione. Immagino come tu possa sentirti adesso. È davvero una brutta cosa, Marta. Mi dispiace un sacco. Tanti abbracci e tanti cuoricini. Tieni. Mannaggia, mannaggia. È successo qualche anno fa ed è stato davvero tremendo. Quindi ti capisco appieno. Perché sono abituato a darle la cieca. Dopotutto non mi farebbe male ripulire il mio stile di combattimento. Inizio di nuovo ad allenarmi e quindi ci vediamo. Sarà l'ultima volta che combatteremo. Ok, questo qua vuole di nuovo allenarsi per essere battuto per l'ennesima volta. Allora.
adesso torniamo in città e facciamoci un giro per vedere qualche altra missione che è rimasta lì. Magari troviamo una missione bella divertente, così ci facciamo qualche risata tutti quanti insieme. Allora, qui c'è una missione secondaria. Ed è arrivata anche la Miki. Ciao Michina, che hai mangiato di buono? Ha letto adesso Michina. Qui polpette, buone polpette. Voi altri che avete mangiato? Oh, chi è qua? Ronnie Spavento, signor Saito. Cazzo vuoi? Io mi William, vero? Ti ricordi di me, eh? Un messaggio da parte. Ah, William è quello che ci ha insegnato con le pistole. La compagnia Urayama è uscita dal nascondiglio. Siamo pronti a procedere contro di loro. D'accordo, ho capito. Sto aspettando il tuo arrivo prima di lanciare il nostro assalto, signor Sight. Per favore, abbiamo tutti bisogno di te. Per questo incontro tosto, devo prepararmi bene prima di tornare a William. Ok, sono prontissimo. Andiamo, incontro tosto. Salviamo. Deprediamo questo e andiamo. Pam pam pam. Ci mangiamo un pezzettino di cioccolata? Ma sì, per caricarci. Ciao William. Hajime, sei qui? Ho sentito che siete pronti ad attaccare Urayama. Esatto. Ho un paio di sentinelle piazzate ora. Dobbiamo muoverci prima che cambi proposto. Naruto. E sei pronto? Andiamo. Giunto il momento. Andiamo, andiamo. Ah no, ho sbagliato, sono stronzo. Andiamo, andiamo. Va bene, procediamo. Vediamo quanto ci rompono il culo. O se ci riusciamo. Che il fatto che mi dica che sia un incontro tosto potrebbe farmi capire che è una cosa da fare più avanti. Però a noi piacciono le sfide. Questo è il posto giusto. È troppo tranquillo. Imboscata? Per forza. Proprio questo. Ragazzo che avevi in vedetta è scomparso. Mortissimo. Aspetta, c'è gente più avanti. Ah, no, eccolo lì. Mi sa che la tua vedetta sta proprio venendo presa tutto mira. Accidenti. Capo, mi dispiace, ho fallito. Per strano sembra. Non è che avessi predetto, oggi mi ha chiesto come sta. No, Madonna. Che brutto. Madonna, in questi giorni soltanto brutte notizie. Assurdo proprio. Mannaggia, mannaggia. È davvero lui, Willy. Sempre credo che ti avesse ucciso insieme a Simon. Invece, devi essere scattato via in qualche modo. Non credo che siamo incontrati faccia a faccia. Sono il capo della compagnia Uraimaya. Miyaka Kei. Beh, se c'è finalmente una brutta faccia, ho un nome marcio. Amagia. Amagia. Ah, non preoccuparti, non dovrai ricordartelo. Sarai morto fra pochi minuti. Zenji. Sì, signore. Tu? Mi ricordo di te. Sta detto che quest'uomo fosse morto insieme al suo amico Ah. Quindi è stato lui che ha fallito nella missione. Il colpo deve averlo mancato. Maledizione. Dovrei assumertene la responsabilità, non credi? Ha ragione, signore. Me ne occuperò immediatamente. Vabbè, tanto adesso vi spacco a tutti quanti. Finisce Willy. È una storia. Vabbè, non so, però ma devi fare. Non come certi così bastardo, te la fa pagare 10 volte di più per quello che hai fatto a Simon. Oh, e calmati. Devi rimanere concentrato, ok? Bene, non stai dimenticando nulla, non ti importa quello che succede al tuo uomo? Capo!
Non preoccuparti, presto tu, lui e chiunque sia quello che hai portato con te perirete per l'aldilà, tutti insieme. William, me ne occupo io. Tu assicurati che il tuo uomo sia al sicuro. D'accordo. Zengi, vero? Non ti vergogni di lavorare per una persona simile? Sarebbe? Dovresti, dovresti. La Cognina l'avete assunto come assassino, vero? Per questo ti sei addestrato come pistolero. Per prendere soldi da gente come... a Magia? Tu non sei niente di me. Straniero, ti sbagli di grosso. Il qui presente Jenny, Zengi, non è un disdicevole mercenario che ho soldato. Nani? Nani? È da sempre in debito con me. Tutto il suo addestramento con le armi da fuoco è stato solo per il mio bene. Non è così, Zengi? Sì, signore. Non mi piacciono le persone che fanno supposizioni sbagliate su altre. O beh, ti farò il favore di considerare le tue ultime parole. Vai, picchiamolo, dai. Uccidili, niente di personale, vabbè. Forza, forza. Forza, picchiamo la Zengi. Ok, sono su due di loro, su tre di loro, quattro di loro, vabbè, che ci vuole. Ah, non c'hanno neanche... Solo lui è un boss alla fine. Oddio, non si fa un cazzo, devo dire. Una combo completa, gli facciamo poco danno comunque. Allora, uccidiamo prima i tirapiedi, così stiamo tranquilli. Let's go, let's go, let's go. Beh, alla fine sei uno scarsone, che fai con sta pistola? Che vuoi fare? Se non ti lascio il tempo di sparare. La danza della morte, tiè, tiè, tiè. Danza della fenice. È andato il nostro Zengi. Ultima combo. Let's go. Ok, vediamo come si conclude questa nostra missione con il nostro amico William. È impossibile. Zengi, alzati! Non sei autorizzato a perdere ora. Ebbene. Però autorizzazione a perdere. Sumimasen, mi dispiace, è troppo forte. Hai abbandonato la tua sorellina. Allora, alzati e uccidi. O la venderò. Ma guarda, è figlio di puttana. Ora capisco come stanno le cose. E? Voglio dire, non hai sentito, vero? No. Hai detto che era in debito con te, quanto ne intendevi veramente, che tieni ostaggio sua sorella. Stronzo. Ecco perché Zengi non ha ucciso William allora. Non avrebbe mai obbedito ai tuoi ordini senza un ricatto. Un simile dubbio impedirebbe a chiunque di finire un nemico. Ah. Dannazione, inutile verme. Quindi l'uomo che finora considerato un assassino in realtà è solo un'altra vittima di Amaigiya.
Sono venuto qui pensando di trovare l'uomo che ha ucciso mio fratello, ma tutta questa storia era opera del capo. Se così, a magia, se tu devi pagare, sei tu che devi pagare per Samuel. Ah! Bene allora, premi il grilletto, imbecille. Pensi che la mia morte cambierà qualcosa? La compagnia Orayame sopravviverà a me, supererà tutti. Di cosa sta parlando? Non sei tu il capo. Ecco perché tutti dicono che voi sembrate degli idioti. Gli affari non finiscono solo perché sparisce una persona. In questo momento l'intero paese è in rivolta per l'imperatore e il Bakufu. Ma una compagnia è un'entità a sé, una macchina. Dai, spara! L'Urayama si ritirerà ancora una volta nell'ombra. Non faremo altro che accumulare più potere e guadagnare più capitale. Shit. Merda, non ti ucciderò. Sarebbe? Simon una volta mi ha detto che più un gruppo è malvagio, e più è resistente. Bisogna estirpare l'erbaccia alla radice. Altrimenti non fa altro che tagliare la coda di una lucertola a cui ne crescerà un'altra. William. Amagiglia, ho conservato i documenti di tutte le malefatte commesse alla compagnia Urayama. Storie di transizione, nomi di navi, numeri di porti. So dove seppellito i tuoi corpi, amico. Cosa? Mi sto preparando a consegnare tutti i documenti a un magistrato, insieme alla tua lucida pelle. Questo farà crollare la tua compagnia. Non può essere, no? Merdone. Zengi, giusto? Le mie condiglianze. Ma non posso lasciarti andare via. La verità è che una parte di me non riesce ancora a perdonarti. Naruto. Spararti non servirà a nessuno. Lascia solo qualche ragazza là fuori a piangere un fratello morto, come è successo a me. Ho finito di giocare una parte in questo ciclo di vendetta. Quindi ti costituirai insieme ad Amaya a magia. Non ho il diritto di dirlo, ma grazie. Arigato. Non so cosa sarebbe successo se non fosse stato per te, Hajime. Figurati. Piuttosto, sei sicuro di volere che se ne occupino le autorità? Ricordo una cosa che mi disse una volta mio fratello. Mi disse: mi occuperò io dei cattivi. Qualunque cosa accada, venite da me per avere giustizia. La vendetta non cancella i mali del mondo, li aggiunge soltanto. Se posso fare anche solo un briciolo di bene, lo farò. Queste furono le sue parole. Qualcosa mi dice che non avevi bisogno di me per mantenere il sangue freddo. No. Così mi lusinghi. Ti sono dannatamente grato, davvero. Grazie. Lieto di averti aiutato. Allora, cosa farai adesso? Yes. Beh, ho iniziato questo giro d'affari solo per annientare la compagnia, ma le cose sono andate bene per noi. Ho ancora parecchie bocche da sfamare. Naturalmente c'è posto anche per te qui. Passa quando vuoi, Hajime. Bene, lo farò. C'è qualche altra cosa da insegnarmi? Ah, Hajime, mi è venuta in mente una cosa che volevo darti. Libera di versione Baldoria. Ok. Allora, il magazzino prende la punta. Ok, un ringraziamento per tutto quello che hai fatto. Sì, sono sicuro. Come una pistola a 6 colpi. Torna quando vuoi. Ok, ora che ne potresti essere colto all'ispirazione. Le rivelazioni possono cogliere durante un combattimento. Ma soddisfi tutti i requisiti del libro di rivelazioni. Il triangolo fervore mostrato. Ok, una vera rivelazione che ci vuole. Che carino.
Mettiti comodo. Quando raggiungi il livello 25 nello stile, il produttore abilità torna al maestro. Ok. Più riesco a fare. Sì. Ok. Livello massimo torna con Mishi. Ok. Ah, ok, mi diventa sempre. Mi ricordo sempre le stesse cose. Questi qua mi fanno allenare. Questi qua posso fare lo scambio, non ci interessa. Let's go. Andiamo via. Abbiamo fatto un'altra missione secondaria di quelle grosse. Vediamo un po', vediamo un po'. Forse il gatto adesso si è ripreso. Michi, l'avevi visto il gatto che c'ha fame? Senti come brontola lo stomaco di sto gatto. Mao. Che pesce noi gli diamo? Scegli un pesce, Michi, che gli diamo da mangiare. Prima gli abbiamo dato una carpa. Piccino. Che gli diamo? Salmone. E va per uno stomaco affamato. Un orato, ok, diamogli un orato. Già abbiamo dato la carpa, magari l'orata gli piace di più, ma lo scopriamo. Mao. Sentilo come miagolo. Senti meglio? Non dovresti fare affidamento su di me. Ti sto viziando, i randaci devono imparare a cavarsi da solo, o potrebbero non sopravvivere. Senti come fa le fuse. Ci persuado. Mi ascolti nemmeno. Ok, questo qua sarà il prossimo gatto che ci portiamo a casa, probabilmente. Allora, dobbiamo andare qui e ci abbiamo due belle missioncine da fare. Ok, una qui e una qua. Let's go, andiamo a vedere un po'. Oh no, questi qua ci attaccano sicuro. Scappa, scappa. Ora il vecchietto ha bisogno di aiuto. Cosa fare? Un forte guerriero, devo trovare un forte guerriero. Perché? Ovviamente. Scusatemi, signore. Parli con me? Esatto, scusate per la mia domanda, ma voi siete per caso un forte guerriero? Un forte guerriero. È una cosa difficile da giudicare. Secondo la mia esperienza, la vera forza potrebbe non avere nulla a che fare con la capacità di chi combatte. D'altra parte, signore, purtroppo il tempo corre. Sapete brandire la spada che portate al fianco? Sì. Oh, sì, a modo mio. E ciò basta. Sapete, sono un servitore della nobile famiglia Kuramitsu. Cerchiamo urgentemente una guardia del corpo. La guardia del corpo. Esatto. Sul panchino siede la nostra erede, la nobile Kuramitsu Sayoko. Ok. Il padrino del palanchino. Purtroppo ha attirato l'attenzione indesiderata di un individuo poco raccomandabile. E chi sarebbe? Hayakaze, l'erede di una stirpe di samurai, si è innamorato della nobile Sayoko e la perseguita, intimandola di sposarlo. Persevera e chiede la mano nonostante gli innumerevoli rifiuti. E la salute della nostra Sayoko va peggiorando. Stiamo accompagnando la nobile Sayoko a un rifugio segreto per salvarla da Hayakaze. Ok, picchiamo questo Hayakaze. Per un'ottima decisione. Purtroppo Hayakaze è venuto a conoscenza della nostra intenzione di lasciare Kyo. Consapevole che potrebbe essere lui l'ultima occasione per vincere la sua mano.
inviato una missiva. Recita: Sayoko mi appartiene per l'eternità. Non vi farò mia Arakugai. Ok. Conosciamo gli espedienti a cui ricorre. Perciò riteniamo che gli uomini ci tendano diverse imboscate. Che se gli uomini ti. Ok. Ho capito. Andiamo. Perciò vi chiedo, potreste assisterci nel garantire un passaggio sicuro per Rokugai? Terrò sicuro. Vai. Va bene, farò il possibile. Ah, grazie infinite, signor. Nobile Sayoko. Hai trovato una guardia del corpo? Che voce incantevole. Sì, mia signora, sembra gagliardo. Cosa? Sembra gagliardo. Signora, potreste dirmi il vostro nome? Mi chiamo Saito. Gentile Saito, accettate le mie più sentite scuse per avervi coinvolto in una tale vicenda. I vostri servizi sono apprezzati. Certo. Molto bene, gentile Saito. Se siete pronto, vi chiedo di stare in guardia. Noi penseremo a trasportare il palanchino travestito. Ok. Fallire il palanchino subisce troppi danni. Ah, addirittura è proprio un altro tipo di gioco, quindi. Vediamo come funzionerà. Furfanti. Ok, il palanchino va e noi dobbiamo starci attenti a questi stronzi. Dove cazzo vanno quelli col palanchino? Dio. Siete dei pazzi e continuate a camminare. Maledetti. Dio, quanti ne sono? Allora, teniamoli un attimo a bada questi maledetti. Dio, questo quanto cazzo di danni mi sta facendo? Oh, ho rotto il cazzo della lancia. Dio, corri là, no, no, lasciate stare il palanchino. Stronzi con le pistole, attaccate me. Allora, ho bisogno di un po' di energia. Mamma mia, che cazzo di missione. Stanno spaccando. Sono impazziti questi.
No, mi hanno spaccato il palanchino. Sì, oddio. Che odio. Riprova, per forza. Non scherziamo proprio. Allora, furfanti. Sto cazzo di palanchino va troppo avanti. Devo andare più avanti di lui. Vabbè, ho fatto più schifo di prima. Lo buttiamo a mare. No, 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 li odio tutti questi stronzi. Carica. Si può riprovare, c'è un tasto per riprovare, no? Adesso appunto distruggetemelo perché ormai abbiamo fatto schifo proprio. Sì.
Niente. Ah, mannaggia, mannaggia. Riprovo. Sposto sul letto, ok, amici. Ah, annaggia, annaggia. Che fatica. Che fatica. No, non voglio abbassare la difficoltà, però non si fa il cazzo. Furfanti maledetti. Yeah.
problema principale è che questi stronzi se ne vanno. Che se aspettassero che io ammazzo tutti quanti, non sarebbe un problema. Ammazzo un attimo tutti quanti. Girati. Preferivo che lo buttavi a mare. Ok, basta che colpisce almeno il palanchino. Io eravamo quasi arrivati, sicuramente al ponte dobbiamo arrivare. Cristo, ci eravamo quasi. Ha!
Vediamo un po' se andiamo così. Se può migliorare la situazione. Magari è una missione da fare proprio così con la pistola di ignoranza. Non li facciamo neanche avvicinare a sti stronzi. Mezzogiorno di fuoco proprio. Allora, iniziamola così. Iniziamola così, mezzogiorno di fuoco. Magari non voglio passare nessuna difficoltà. Ho sbagliato già. Non so più come picchiarvi a voi, io guardo. Cosa è successo? Speciali che c'ho infiammabili. Allora, quando ne abbiamo accumulati un bel po' alle spalle può funzionare con la tecnica pistola, che davvero li spacchiamo.
ancora capito come riesco a fare quella mossa. Cosa possiamo fare? Tutto nero. Se vedi il caricamento nel lato a destra, allora è normale perché stava caricando forse. Io mi vedo ancora. Allora, abilità, non abbiamo punti abilità. Che sti cazzi. Eccoti. Ok, quindi eri tu, mi vedi. Questo. Over there!
Cristo, di nuovo di qua. Che odio, che odio. Arriviamo alla fine e ci spaccano all'ultimo. Che arriviamo troppo poca vita. Del palanchino. Allora, vediamo un po' come possiamo rimediare. Me lo stanno uccidendo già. Niente, non ci riesco a qua. Allora, più o meno potremmo apparare così, siamo riusciti a ucciderne un sacco prima di arrivare qui. Vediamo. Vorrei evitare che... mi metto qua davanti, non riesco a bloccarlo io il palanchino. Come on.
Allora, abbiamo due abilità con la pistola, magari ci possono facilitare il compito. Prendere un effetto particolare, ma sono molto efficaci. Lanciata ruggente, qual è? Una falciata argento da una serie di spare più ampia. Oddio, forse queste due sono il top per quello che dobbiamo fare. Vediamo un po'. Oh mio Dio, ma c'è un raidone del filosofo! Ciao caro! Com'è andata questa codowarrata? Hai goduto abbastanza? Cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Qualche berserker? Raccontaci, raccontaci! Che noi qua stiamo bestemmiando questa missione almeno da una mezz'oretta. Che dobbiamo difendere quel cazzo di palanchino. Sto provando la tecnica scoppiettate pazze. Parallel spara, vai! Godo Massimo, a suo giro. Un attimo, metto un attimo pausa. Ah. 50 minuti di Berserker. Ci sta. Ma sto giro ucciso nella live in cui lo trovo. Top. Concentrati, non ti voglio. No, ma tranquillo. Tanto qua stiamo facendo schifo, quindi non c'è modo di distrarmi che stiamo facendo schifo. Allora.
Dio, cadete giù. Cadi a terra, cadi a terra. Ah. Quello là sta troppo avanti, non mi piace quello. Cazzo, ne è arrivato pure un altro. Stendili, stendili. No, 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 no. Abbiamo perso, mi sa. Dio, Dio è andato. Fare schifo è uno stile di vita ottimo. Sì. Siamo arrivati più volte verso il finale di questa. Questo fatto che mi chiede ogni volta di passare a facile. Io lo odio. Io lo odio. Come si permette di giudicarmi in questo modo, chiedendomi di passare a facile? Non cede, no, chi cede? Chi cede? Non si cede mai. Allora, secondo me il metodo scoppiettate funziona di più rispetto al metodo pistola pazza sgravata. Non ho visto salito il livello, no, cazzo. Appena vediamo che saliamo di livello con la pistola, dobbiamo mettere subito l'abilità giusta, perché se no. Ma a te ti posso sparare in petto, sì. Sì, è andato uno. Eccolo là. Stile con la pistola, subito. Confetti in faccia, sì, confetti, confetti ovunque. Allora, voglio questo. Fucilata robante, vai. Allora. Ok. Siamo circondati da un sacco di gente, mannaggia la miseria. Ne arrivano altri 10. No, tu no, non attaccare. Dio. Attaccatemi, attaccatemi, attaccatemi. Dio, sto sparando alle spalle, questo qua non se ne fotte proprio che lo sparo. Dio. Ho finito i proiettili pesanti, è quello il problema. No, no, quello là me lo ammazzo. Dio, attacca a quell'altro, a quell'altro. Dio. Mezzogiorno di fuoco. Niente, oh, l'unico che dovevi colpire non l'hai colpito. Dio, 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 Dio. Vaffanculo. Vaffanculo. È l'unica cosa che posso dire. Allora. Abbiamo soltanto 10 confetti potenti. E quello è il problema. Abbiamo soltanto 10 confetti potenti e ci dobbiamo conservare un attimo. Che usarli tutti quanti qua. Per iniziare già me la stanno uccidendo. No, non è che ballano con la cassa. Loro praticamente là dentro c'hanno una tizia. E la dobbiamo portare in salvo praticamente. Quella è la missione, Marco. Il problema è che ci stanno praticamente questi banditi che arrivano a frotte assurde.
C'è tipo una nobildonna là dentro, capì? È una cosa che si portava col palanchino a portarle in giro. Per forza di recuperare Yakuza, ci sta tutti quanti. Sì, sono spettacolari. E niente, mi sa che abbiamo perso prima del tempo. Non sparare, spara a me, spara a me. Ma non credo che siamo nel 1500, forse nel 1600, però dovrebbe essere comunque l'inizio dell'era delle pistole. Sicuro nel 1500 o metà del 1500 c'erano. Perché Nobunaga le portò le pistole praticamente in Giappone. Certo, automatiche sicuramente no. Però noi abbiamo una bella revolver invece. E abbiamo anche un amico americano che sembra proprio un gangster, quindi. Sempre se è americano, non ci ha detto di dove. Se non sbaglio. Oppure se è inglese, boh. Comunque, dottore, lascia un po' il lo schermo giusto nel momento. Vai, vai, buono snack proteico. Si proteizzi, si proteizzi. Oh no, oh no, oh no. Io. In bocca al lupo, in bocca al porco, in questo caso. Mannaggia, mannaggia, abbiamo perso di nuovo. Allora. Non abbiamo attacchi ad aria, quello è il problema. L'attacco ad aria nostro su queste qua. Cade a terra questo. Vabbè, quello l'attacco completo in faccia, vaffanculo. No, ci provo un'altra volta, poi vado a potenziare a merda.
Ovvero esco con 10.000 danni in più. Quanti soldi ce li abbiamo? Non l'abbiamo mai fatto. Ma ci potenziamo, facciamo una spada leggendaria. Yes, ce l'abbiamo fatta! Porco Dio! Sei il godo divino. Il godo divino. Mamma mia, che faticaccia. Che faticaccia. Un'ora a fare sta missione di merda, praticamente. Mamma mia, andatevene su questo ponte di merda, non fatevi dirmi più. Siamo arrivati a Rokugai senza problemi, vaffanculo. I problemi li ho avuti io, all'incirca. Permettetemi. Queste abilità della spada sono degne di nota, signore. Tuttavia, Ayakaze non si è ancora mostrato. Dobbiamo usare cautela. Shoko! Eccolo qua. Boss fight. Eccolo. E Ayakaze. Shoko, mia amata. Non vi ritivenevo, tanto dimmi da innescare questa farsa.
Se volete essere rapita, non vi deluderò. Non desidero nulla di simile. Sembra che sia così spaventato che non riesce mai a parlare. Siete voi a sgominare i miei uomini? Non è permesso vivere a chi si frappone fra me e la mia promessa sposa. E in guardia, ammirate lo sforzo delle nostre nozze. Tra me e Shoko da questo posto privilegiato, l'inferno. Madonna, quanto devo picchiare. Quanto ti devo picchiare, mamma mia, uomo fastidioso. E l'hai trattata. Quanto sei una sega, madonna mia, fai schifo. Fai schifo, muori. Male proprio. Non servi a niente. Ah, muori, malissimo. Tiè, vaffanculo. E si gode. Com'è possibile? Fai cagare, ecco. Shoko, ti ho deluso. Non sono andato a torto amore. Ah, se ne è reso conto e fa cagare. Avete mai vinto la nobile Shoko, ora in salvo? Ecco la vostra ricompensa, ve la meritate. Che mi dai? Dammi un sacco di soldi. Per la cremisi, ok. Ah, nobile Shoko, dite. Vorrei porgere io un ringraziamento al gentil Saito. Perdonatemi, nobile Shoko, ma non arrischiate a mostrarvi. Aspettate che Ayakaze se ne vada. Esatto, accetto i vostri ringraziamenti da lì. Come preferite, gentile Saito, vi dico addio. E niente, non ce la fa neanche vedere. Non ho nemmeno visto il suo viso, deve essere stata bellissima. E niente. Sedli. Neanche a vederla in faccia. Dio, che faticaccia. Dio, che faticaccia. Allora, adesso torniamo un attimo qui sopra. Andiamo dal nostro amico che legge, che gli serve una mano a leggere. E poi dopo ci facciamo tutta quest'altra zona. Magari andiamo pure dal fabbro dopo. Allora, palanchino. Portatemi lì su. Si parte. Let's go. Che godo aver finito quella missione. Mamma mia, che fatica, che fatica. Eccoci qui. Allora, vediamo se riusciamo a ficcare stasera. Oh, Saito. Ah, ma già ti ho parlato, che cazzo si parla fa un'altra volta. Ignoriamo questi stronzi. Niente, non li ignoriamo. Picchiamo questi stronzi. Yare, yare. Quanti ne sono? Spuntano delle fottute pareti, direi. Succede. Ehi là, Saito, come sei serio? Come va con Haruka ultimamente? Tutto a posto? Oddio, non torniamo da un po' a casa, dopo ci torniamo. Non c'è male. Ottimo, è sempre un bene andare d'accordo. Ma sai, Haruka sta crescendo. Ha quell'età in cui comincia a sperare che si trovi un bravo ragazzo. Credo di sì. Però se Haruka se ne andasse e si sposasse, non ti sederesti solo, Saito. Cosa intendi con l'esattezza?
Stalker mi fa compagnia. Va bene. Oh, chiedo scusa, Saito. Hai un momento? Che c'è? Non potrei parlarne qui. Cosa? Che c'è? Ha qualcosa a che fare con me? Non ho assolutamente nulla a che fare con te, solo con Saito. Bene, allora. Vai che ce l'ho là. Forza, sacerdotessa. Allora, che succede? Beh, non sono sicuro che dovrei chiedertelo di punto in bianco, ma devo saperlo. Quali sono i tuoi sentimenti verso Haruka? Nani? Beh, la mano? La mano? Che significa? È parte della famiglia. Penso che Haruka come membro della famiglia. Cosa? Famiglia. Sì, c'è qualcosa che non va. Oh, per niente. Non c'è niente di male. Quindi, tutto qui volevo dirmi. Oh sì, tutto qui. Non ce la conta giusta, eh? Vuole un po' di cazzo lei. Mi dispiace, so che la mia domanda deve essere sembrata strana. Figurati. Vorrei almeno darti questo per scusarmi, tieni. Che ci stai dando? Omusubi di Akari. Cosa c'è? L'ho fatta per te, Saito. Non sono molto bravo a cucinare, ma ci ho messo il cuore e l'anima. Bene, sono felice di accettare il tuo dono. Oh, Akari, cos'hai dato a Saito? Dimmelo. È un segreto. Un segreto? Oh, dai, dimmelo e basta. Cosa gli hai dato? Detto che è un segreto. Smetti di fare la zuccone e dimmelo. Andiamo, magari. Per favore. Ma piantala. Saito, spero che il regalo ti piaccia. Sei molto felice se tornassi a trovarmi ogni tanto. Ma certo, non vedo l'ora di vederti. Ci sta dentro quel coso che ci ha dato. Ma vediamo. Omusubi. Cos'è? Ah, è questo. La polpetta di riso con amore. La società è quasi peccato mangiarlo. Wow, recupera tutto. Assurdo. La mettiamo qua sotto che non la tocchiamo mai. Vediamo un po' se torniamo da Kari. Oh, ciao Saito. Preghiamo un po'. E ci mettiamo a potenziare un po' la fattoria che stiamo. Ci abbiamo espanso al massimo. Passeri al massimo. No, non al massimo. Il ginseng, cazzo. Non lo posso fare. Scatto potenziato. Vai. Scatto massimo la prossima volta. Ok, allora. Adesso voglio andare lì in fondo alla strada. Raccogliamo gli oggettini che ci troviamo davanti. Vietto lotteria. Qualcosa? No, ok. Allora andiamo dal nostro amico che si scambia lettere d'amore con la tipa. Oh, ehi, signore, grazie per l'aiuto dell'altro giorno. Tua interrogazione si scambia ancora lettera? Certo che sì,
Grazie alle tue traduzioni sono riuscito a risponderle. Ehi, è grandioso. Comunque mi ha mandato un'altra lettera. Posso chiederti di aiutarmi ancora? Certo. Aiutiamolo a tradurre. Davvero? Grazie. Bene, andiamo al sodo. Ecco cosa mi ha scritto questa volta. Vediamo. Lo so, sembra che il suo dialetto di Tosa sia ancora più ermetico di prima. Per favore, signore, ho bisogno di tutto l'aiuto possibile. Capito. Cosa ha scritto? Caro Fuye, sulla luna ero per vedere un'altra tua lettera. Cammini a testa alta? Ok. Giusta rivelazione, sentendo parlare del tuo capriccio. Religiosamente mi sembrerebbe chiedere un passaggio e fare un altro faccia a faccia con me stesso. Voglio menzionare che ultimamente mi sento sottosopra. Mi è bastato soltanto un attimo e il timore mi ha preso. Sul serio. Ci vediamo in un soffio, spero. Ok. Più o meno. Sei per contare su di te, signore. Cominciamo dall'inizio allora. Caro Fuji, sulla luna ero per vederti, per vedere un'altra tua lettera. Cammini a testa alta? Abbastanza semplice, ma la lettera stai bene? Sì. Giusta rivelazione, sento parlare del tuo capriccio religiosamente. Mi piacerebbe chiedere un passaggio. Tra l'altro faccio a faccia con me stesso. Beh, dato che capriccio significa passatempo, presumo che il passaggio significa unirmi a te. Questo probabilmente significa. Mi hai sorpreso sorpreso per il tuo passamento. Religiosamente, mi piacerebbe unirmi a te la prossima volta che ci vediamo. Lasciami trovare secondo. Ok. Sì, è vero. Come diavolo intende con religiosamente? Religiosamente, nessun indizio. Accade tutti i giorni. Cosa significa? Sì, religiosamente. Solo deve far dire se fa qualcosa spesso come un hobby. Ah, lei chiede proprio questo, interessante. Poi ha detto: voglio menzionare che ultimamente mi sento sottosopra. Mi è bastato pensarti un attimo e tremo tutta, sul serio. Ci diamo un soffio, spero. A proposito, mi sono sentito piuttosto strano ultimamente. Solo il pensiero di te. Questa espressione che non capisco. Tremo tutta, ci vediamo in un soffio. Tremo tutta. Non necessario. Vabbè, che in fremente. Per favore, per altro spero. No, è qualcos'altro, credo. Come se fosse importante per lei. Abbastanza da causarle temore. Oh, allora è una cosa buona. Tremo tutta, eh? Non mi è ancora chiaro cosa intenda dire. Secondo te? È in pace. Ma trema tutto e le fa male il cuore, penso. Male? Questo ha senso. Le fa tremare il cuore. Desidera davvero stare con te. Wow. Fa sapere tante cose, signore. Dovresti fare l'insegnante. Beh, passiamo all'altra parte. Ci vediamo in un soffio. Ci vediamo presto. Certo. Mi ricordai di nuovo. Capito. Un soffio. Cosa vorrà dire? Vedetevi presto. Presto, eh? Quindi vorrei rivederti. Esatto, sembra proprio di sì. Beh, ti capisco, cara Okinu. Anche io voglio incontrarti in un soffio, quindi per riassumere la tua traduzione, caro Fuji, grazie per la tua lettera. Stai bene?
Mi ha sorpreso sapere il tuo hobby. Lo fai tutti i giorni. Mi piacerebbe unirmi a te la prossima volta che ci vediamo. A proposito, ultimamente mi sento piuttosto strana. Il solo pensiero di te mi fa male il cuore. Spero possiamo incontrarci presto. Sai, credo che le cose stiano diventando piuttosto serie. Sono contento per te. Mi risponderò subito tanto amore. Wow, grazie. Accetta questo come ringraziamento. Pezzo di platino, ok. Ok, mi chiede aiuto la prossima volta, perfetto. Ciao bro. Ma mangiamo un po' di Grazie. soba? Tempura. Soba con crocchette. Tempura. Va bene così per noi. Vai, ci mangiamo pure un'altra cosa, va. Bocciamo, vai. Mangia, mangia. Che Oh. belle facce che c'erano questi piatti. Ringrazio, tornate presto. Ok. Oh, gatto scappa. Farmacista, fammi vedere un po' che c'è. Medicine di tutti i tipi. Poi di queste, ma si sa mai. Allora, adesso in realtà andare a prendere il palanchino. Ce ne andiamo qui dal fabbro via col vento. Andiamo qui dal fabbro. Vediamo un po' se dentro al fabbro possiamo fare qualcosa di nuovo. Crea potenza di equipaggiamento. Se volessi potenziare mia spada d'avorio. Ah, io potrei soltanto cambiare la sfera praticamente. No, non mi interessa allora. Forgiatura invece. Sì, era questa qua la spada che ci serviva per il tizio. Però non abbiamo l'immagine di un fantasma. Però potremmo potenziarci e fottercene la nostra arma per farla più forte. Arma migliore. Così. Quanto ti costa 5 rio? Ah, ci serve un martello Kiwami per poterla fare. Ah, però col martello d'oro posso fare. Trasferisce abilità, vai. Completato, ok. Così abbiamo pure l'arma forte da poter far vedere al tizio, al nostro sensei. Niente attacchi 2%. No, vai, mettiamo questo qua. Così abbiamo una signora spada, direi. Ma una pistola invece?
fab troppo basso per poterci fare questa qua che abbiamo, la modello 2 potenziata. Ok. Smonta che abbiamo, lama d'ebano. No, no, che cazzo vuoi smontare qua? Sei impazzito. L'abbiamo smontata l'altra volta, abbiamo fatto una grande stronzata. Ok. Vai, flagello delle nevi. Ti fatti attacchi elementali. Ok, perfetto così, faccio le nevi fortissime. Due altre cose invece. Vabbè, penso che stiamo a... Ah no, ancora ho equipaggiato questo. Ok, perché adesso stiamo a posto. Ok, allora. Abbiamo qui una missione e direi che stacchiamo lì vicino. E ci facciamo un raidino. Così domani continuiamo il nostro percorso qui. Ah, ma il cagnolino? No. C'è qualcosa che non vedo o qualcosa che succederà. Ma lo scopriremo direttamente domani. Allora, salva. E andiamo a farci un raidino. Vediamo un po' chi c'è. Vediamo un po' chi c'è. C'è ancora il Dart Pacio. Andiamo dal Dart Pacio, che non ci andiamo da un po'. Allora, copiamoci il nick. Torniamo sulla live. Facciamo questo raidino. Fammi un attimo caricare la pagina, così magari lo vediamo il raidino stavolta. Ragazzi belli, vediamo un po' se riusciamo a ingarrare un raidino. Grazie a tutti che siete passati. Grazie ancora al nostro filosofo che ci ha fatto un gran raidone. Andiamo a salutare Dart Pacio. Vi auguro una buona notte e ci vediamo domani pomeriggio. Niente, io continuo a non vedere il raid, mannaggia alla morte. Quindi spero che sia partito, dovrebbe essere partito, se Miki mi dà un attimo un cenno. Io mi avvio da Dart Pacio e ci vediamo lì per salutarlo. Partito, ok. Vado, inizio ad andare lì. Buona serata, buonanotte a tutti. Ci vediamo domani pomeriggio al solito orario, alle 6, per continuare con le nostre missioni secondarie. E poi chissà, magari inizieremo ad andare avanti nuovamente. Buonanotte a tutti. Intanto ci vediamo un po' le nostre statistiche così a caso. Pollaio. Guarda qua, ci dice queste cose qua. Siamo un pescatore principiante. Pollaio, che c'è sta per il gatto. Dobbiamo. Utenze da cucina abbiamo al massimo, top. Guarda, ci dice pure quali i nostri cani e i nostri gatti. Guarda, Kuro e Shiro. E poi abbiamo Fortunello, che è il nostro gatto fortunato. Dai, su come coltivare. Ok, abbiamo tre cose da prendere. Sugli affari. Ok. Potremmo cucinare altre cose nuove. Ah, ci manca l'aglio. Eccoci, è arrivato il raid.